Senti, Bitti, invece per quanto riguarda i fondi PNRR e i progetti in campo alla Dispoli, ricordo ad esempio la stazione di posta Sì. piuttosto che quelli per l'emergenza abitativa, come si procede? Allora, lì stanno, chiaro, diciamo quella parte lì intercetta due uffici. Da una parte nella gestione intercetta i servizi sociali, mentre intercetta i lavori pubblici per quanto riguarda la realizzazione. Il funzionario che sta seguendo quella parte lì ha avviato i lavori. È chiaro che lì poi ci sono tempi tecnici previsti, preventivabili e si spera che poi alla fine siano quelli della realizzazione vera e propria. La Dispoli, Cerpetri, ma un po' tutti quanti i comuni stanno facendo i conti con diverse difficoltà che derivano dall'aumento delle materie prime, aumenti energetici, la difficoltà anche di trovare ditte specializzate, per cui si sta lavorando, sono stati avviati i lavori e presto sarà possibile avere sia la stazione di posta, l'housing first per accogliere le persone senza fissa dimora, le famiglie in difficoltà e poi anche la parte relativa alla disabilità, quindi la sperimentazione del dopo e il durante di noi. Quindi si sta lavorando su questa cosa, è chiaro che pure lì ci sono dei tempi un po' difficili da preventivare con certezza per la messa a terra, per l'inaugurazione, ecco, diciamo così, però comunque gli atti ci sono tutti quanti, sta lavorando proprio qualche giorno fa c'è stato diciamo un vertice, chiamiamolo così, una call con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Io personalmente per la mia attività che faccio sono nella cabina di regia del PNRR col Ministro Fitto, per cui anche lì abbiamo parlato di queste cose. Poi, avendo, diciamo, questa possibilità di specchiarmi con quello che succede sul territorio, anche la possibilità di suggerire delle cose direttamente ai ministri, o a Fitto e alla ministra Calderone, per cui ci sono degli ingranaggi che rischiano appunto di bloccarsi e quindi ho la fortuna di segnalare questi rischi e quindi loro stanno intervenendo. Per cui comunque credo e spero e penso che riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati in tempi relativamente rapidi. Faccio una domanda un po' spinosa. Solitamente Sì. si dice arriva l'estate, arriva il caldo, adesso invece arriva l'inverno, arriva il Sì. freddo, abbiamo sempre la situazione, la problematica di quei senza fissa dimora che purtroppo in questo periodo, negli anni, sono anche aumentati. Abbiamo visto che proprio nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria da poche roulotte si è passate a decine di roulotte, se ne contano forse circa una trentina, e per quante volte invece sia stato sgomberato il ponte vicino alla posta centrale di via Sironi, lì senza fissa dimora continuano a stazionare. Il pericolo non è soltanto un pericolo di degrado o di mancata, ma anche un pericolo di sicurezza, Sì. visto che arrivando l'inverno queste persone immagino che per riscaldarsi utilizzeranno anche delle stufette piuttosto che dei fornellini per poter cucinare. Sotto questo punto di vista, che cosa si può fare? È Allora, facile parlare di sgombero, mandarli sì. via, però da qualche Senza parte poi bisognerà metterli. soluzioni. È chiaro che, diciamo, è una situazione molto complessa perché interfaccia diverse situazioni. Giustamente hai fatto notare l'aspetto della sicurezza, ma c'è anche l'aspetto, diciamo, dell'assistenza sociale e anche sanitaria nei confronti delle persone. Allora, in queste settimane ci sono state diverse interlocuzioni, qualche volta l'ho fatta io, molto più spesso il sindaco direttamente, sia con le forze dell'ordine che hanno manifestato una certa preoccupazione per alcune condizioni, per alcune situazioni, per cui è stata questa interlocuzione lì, ma anche diciamo con tutti quei soggetti, parlo di Caritas, Croce Rossa, ma non soltanto loro, le varie protezioni civili, insomma, un po' in generale il mondo del terzo settore che opera sulla Dispoli, per capire come trovare delle soluzioni. Allora, una delle soluzioni, cioè chiaramente le soluzioni devono tener conto anche delle condizioni della persona dall'altra parte. E quindi ci sono alcune persone che
hanno un problema semplicemente economico. Per cui per quelle persone lì che hanno problemi squisitamente economici è facile immaginare una soluzione di ricollocamento da qualche altra parte. Quindi l'ipotesi che è in piedi, e già abbiamo avuto dei riscontri importanti, di trovare degli alloggi per ospitare queste persone. È chiaro che queste persone vanno comunque seguite, vanno assistite, e quindi questa cosa verrà fatta attraverso il coinvolgimento di quei soggetti, associazioni, Caritas, Croce Rossa o quant'altro, che si rendono disponibili ad accompagnarci su questo percorso. E questo è, diciamo, un primo punto. Un secondo punto, che è più problematico, e investe però quelle persone che hanno magari delle dipendenze. È chiaro che se quella persona ha un fenomeno di alcolismo, altre dipendenze o quant'altro, diventa difficile il semplice ricollocamento da qualche altra parte. È chiaro che queste persone devono decidere loro stessi se farsi o non farsi aiutare. Le nostre assistenti sociali già ne hanno incontrati molti di loro, quindi ci stanno parlando, li stanno convincendo ad inserirsi in dei progetti di recupero, a cercare di mettere su carta un percorso per il reinserimento sociale. Però è evidente a tutti che questa cosa qui presuppone il fatto che anche la persona che si trova in difficoltà decida a un certo punto di farsi aiutare. Ricordo l'articolo 32 della Costituzione, il diritto alla salute, però ci dice anche quell'articolo che una persona può legittimamente rifiutarsi di essere curata per forza. Poi gli intervengono altri fattori, altri aspetti e quant'altro. Quindi serve la responsabilità, serve la collaborazione. Noi, ho detto, siamo, diciamo, soddisfatti della risposta che abbiamo avuto. Del resto non avevamo dubbi in proposito, dalla Croce Rossa, dalla Caritas, da tutti gli altri soggetti. Quindi è chiaro che se e quando dovesse arrivare un'indicazione dall'alto, e quando parlo dall'alto parlo a livello, diciamo, sì, di ministero, perché comunque vediamo un po' quello che succede anche in altre parti d'Italia, la necessità di procedere a regolarizzare certe situazioni, è evidente che a quel punto noi saremo pronti. È chiaro che noi oggi abbiamo a disposizione, potremmo avere a disposizione alcuni appartamenti, per cui potremmo accogliere un certo numero di persone. Ma messi da privati? Appartamenti per il tramite delle associazioni. Ah, ok. Perché è chiaro che il discorso dove sta? Che comunque, anche se sono persone che hanno soltanto un problema economico, è chiaro che bisogna sempre accompagnarle. Perché, diciamo, hanno diverse problematiche. Quindi adesso faccio un esempio banale. Io non posso, io nel teso come comune, come assistente sociale, perché poi è chiaro che ogni contributo passa in realtà dalla macchina amministrativa e non dal politico, quindi è chiaro che non può dire semplicemente do un contributo, non so, 1.000 euro e trovati un affitto, perché se poi quella persona ha un problema di alcolismo, ha un problema di ludopatia o quant'altro, quei 1.000 euro probabilmente finiscono dopo 2 giorni. È chiaro che serve un percorso di reinserimento per quelle persone lì. A me è capitato di parlare con diversi di loro che conosco da tanti anni, che magari siamo cresciuti insieme, poi per tante ragioni di vita purtroppo a chi ha detto bene, a chi ha detto un po' male, quindi queste sono le vicende personali della vita, però è chiaro che quelle persone lì sono consapevoli che è possibile avviare un certo tipo di percorso. È complicato, ci sono anche situazioni di persone che non hanno nessun tipo di documento, anche quello è un altro fattore che poi andrà valutato con attenzione. C'è un problema, ancora non è esploso da noi, però per esempio mi è capitato di dover gestire 2 o 3 settimane fa 2 minori immigrati provenienti da un paese africano che stavano in una casa famiglia in un altro comune d'Italia, si sono allontanati, si sono presentati da noi, adesso ce li abbiamo in carico noi questi due
sono, hanno da 14 voi quindi anni. alla Dispoli? Stavano prima in un'altra casa famiglia, in un altro comune e si Stavano sono da presentati un'altra alla Dispoli? parte, si sono presentati al commissariato di polizia alla Dispoli e quindi l'abbiamo preso in carica. Noi adesso non stanno più alla Dispoli, però sono in carico al bilancio di La Dispoli. Quindi stanno in un altro comune, in una residenza in un altro comune, però stanno in carico al bilancio di La Dispoli. E anche questa è una delle altre situazioni. La Dispoli sappiamo bene che si raggiunge facilmente perché comunque la stazione è collegata bene con Roma e quindi è facile. Ecco, questi bambini venivano dalla campagna e si sono trovati qui alla Dispoli, non abbiamo capito bene come, però li abbiamo accolti. Sono stati qui da noi una decina di giorni, 15, e poi dopo abbiamo trovato una situazione più consona alle loro esigenze in un altro comune, però comunque sono a carico nostro. Il Ministero degli Interni è consapevole di questa cosa, non a caso qualche giorno fa è uscita un'indicazione che è quella della quota standard di 60 euro per minore migrante, questa quota da 60 diventa 100, perché poi effettivamente a 60 euro non si garantisce l'ospitalità necessaria, perché poi considerate che avendo 14 anni devono anche essere iscritti a scuola, insomma tanti aspetti che intervengono, per cui comunque ci sono oltre alla giusta accoglienza, ci sono anche tanti aspetti strettamente materiali da sistemare.